al centro estetico Mitodea. Nella puntata di oggi vedrete un trucco da serata di gala. Che cosa si intende per serata di gala? Allora, un trucco da serata di gala è un trucco più impegnativo, più importante per la serata che lo richiede, come un ricevimento o come una cerimonia. Prima del trucco applichiamo le ciglia finte e la nostra modella di oggi è Valentina. Le ciglia finte vengono applicate su tutto l'occhio, però vengono intensificate nella parte finale dell'occhio per rendere lo sguardo più intenso. Si applicano ciuffetti e si possono applicare o prima o dopo il trucco. Io le applico prima, così alla fine ci mettiamo anche sopra un po' di mascara. In genere non c'è un quantitativo preciso di ciglia da applicare, decidete voi stessi guardandovi allo specchio se volete uno sguardo più o meno intenso. Possiamo applicare qualche ciglia in più nella parte finale dell'occhio. Poi lo stesso quantitativo del primo occhio, naturalmente, lo andate ad applicare al secondo. Questo è il risultato dell'applicazione delle ciglia finte. Adesso andiamo a fare il trucco. Cominciamo col primer, che è una base per il trucco, per idratare il viso e per fare durare il trucco più a lungo. Viene passato su tutto il viso fino a completo assorbimento. Dopo il primer andiamo ad applicare il correttore. Sotto l'occhio e sopra. Stendiamo il correttore con la spugnetta . Continuiamo il nostro trucco con il fondotinta. Andiamo a scegliere un fondotinta lo stesso colore del suo incarnato. Usiamo la parte piccola del pennello a lingua di gatto per i contorni del naso. E per l'interno dell'occhio. Lo stendiamo fino al collo perché non si deve mai vedere lo stacco del fondotinta. E lo sfumiamo in questo modo. Dopo la stesura del fondotinta prendiamo un pennello grande, morbido, prendiamo la cipria, ci soffiamo un po' sopra e la spolveriamo su tutto il viso. Mettiamo bene sotto gli occhi per andare ad asciugare la parte che rimane un po' più untuosa. Scegliamo un blush in crema. E lo mettiamo sulle guance in questo modo, con movimento circolatorio. Lo mettiamo sugli zigomi se avete un viso non troppo rotondo. Se il viso invece è più rotondo, lo mettete in questa parte per fare in modo che si scarni un po' la forma del viso.
Mettiamo prima il blush per dare un colorito al viso e per rendere già l'idea del trucco che dobbiamo andare a fare. Nel trucco da serata di gala o da cerimonia che volete, non si deve esagerare con i colori, si scelgono sempre due colori al massimo. E io ho scelto bianco e nero. Prendiamo il bianco e lo stendiamo su tutto l'occhio. Intensifichiamo il bianco su questa parte della palpebra. Facciamo la stessa cosa sull'altro occhio. L'altro colore che ho scelto è il nero e andiamo a fare una linea su la metà dell'occhio fino a uscire fuori a mo' di virgola verso l'alto. Dovete formare un arco in questo modo e un altro archetto in questo modo. Stessa cosa sull'altro lato, tenendo conto del disegno. Prendiamo il pennellino per le sfumature e cominciamo a sfumare. Verso l'alto, lasciando bianca la parte sottostante. Dopodiché posate i pennelli momentaneamente e andate a prendere un eyeliner, che è l'eyeliner in queste serate di gala, in questi ricevimenti, è d'obbligo. Permette all'occhio di avere una duratura di un trucco più a lungo ed uno sguardo più accattivante. E cominciamo più sottile nella parte interna. L'eyeliner va messo sempre più sottile nella parte interna perché più spesso va a chiudere l'occhio in questo modo, mentre sottile dalla parte interna e un po' più spesso la parte finale dell'occhio rende l'occhio più aperto e più grande. Quindi allungate l'eyeliner nella parte finale un po' verso l'alto, finendo a punta, quasi ad unirvi sulla sfumatura. Dopo che si è asciugato, alzate gli occhi e fate una linea. Intanto togliete un po' di eccesso di eyeliner sul pennellino per non combinare pasticci sotto l'occhio, dopodiché fate una linea molto sottile che comincia da quasi l'interno verso la fine dell'occhio. Invece di seguire la linea dell'occhio, staccate. Continuate una riga in questo modo, sempre finendo a punta. Dopodiché prendete il pennellino per le sfumature e ci passate sopra. Quindi se avete combinato qualche pasticcio, qualche piccolo pasticcio, potete un po' camuffare. Spolveriamo sotto e andiamo ad allungarlo un altro pochino.
Facciamo la stessa cosa sull'altro occhio. Abbiamo finito di mettere l'eyeliner, adesso continuiamo con una matita per le labbra. Ho scelto di mettere un rossetto rosso perché quando c'è un'acconciatura semplice, un vestito semplice, tutto un colore e un colore soltanto un duo, allora possiamo scegliere di mettere un rossetto rosso per valorizzare il trucco. Mentre invece se ci sono troppi colori o il vestito è con pagliette, perline o un'acconciatura molto complicata, il rosso appesantisce un po' tutto il contesto. Se avete le labbra abbastanza carnose come lei, seguite la linea, il disegno delle vostre stesse labbra. Mentre se avete le labbra un po' più piccoline e volete farle sembrare un po' più grandi, la stessa linea la seguite all'esterno. Vi andate a mettere un rossetto non lucido, perché i lucidi durano meno e in queste serate bisogna avere un rossetto che duri più a lungo. Col pennellino seguite la linea della matita e poi la sfumate verso l'interno. È come fare un'altra riga sulla riga per poi venire meglio la sfumatura. Quando mettete il rossetto rosso è facile che succeda qualche sbavatura verso l'esterno, allora andate a prendere un pennellino morbido, piccolo, a punta, prendete un po' di cipria e ci passate attorno alla matita per evitare ogni sbavatura. Mettiamo un po' di mascara, anche se abbiamo applicato le ciglia finte, mettiamo un po' di mascara lo stesso sulle punte. E la andiamo a arricchire ulteriormente. Ultimo gesto, il fissativo per le sopracciglia. Il fissativo è un gel che va a immortalare le sopracciglia per come le vogliamo, verso l'alto, rette o come volete. La nostra Valentina è pronta per la sua serata da red carpet. E il trucco c'è e si vede con Francesca Pagano, Valentina, e siamo qua presso il centro estetico Mitodea a Castellammare del Golfo. A voi vi diamo l'appuntamento come sempre su Alpa 1 e sempre numerosi. Ciao! Ciao. Thank you.